Ciao amici del bosco, è pronto il vostro impianto di irrigazione? In questo video lo prepariamo insieme con una particolarità: tutta l'energia proverrà dal sole. Accendi! Ah, wow! Per realizzare questo impianto ho due preziosissimi collaboratori. Uno è Carlo e mi aiuta nella realizzazione pratica, lo conoscete bene. L'altro è l'azienda di Giulio, che vende materiali per l'agricoltura e per l'irrigazione, che mi ha fornito i materiali ma mi ha anche fatto una preziosa consulenza per progettare l'impianto. Dopo 10 anni ho deciso di ridisegnare il mio impianto di irrigazione. Mi serviva una nuova botte perché quella vecchia ormai perdeva, e mi serviva anche un sistema che fosse più affidabile, che mi permettesse di programmare con più precisione quanta acqua dare alle diverse aiuole dove crescono piante diverse con esigenze diverse. Qui c'è il cuore dell'impianto, ve lo facciamo vedere dopo. Vediamo come costruire l'impianto. L'acqua arriva dal pozzo, viene stoccata nella cisterna. Dalla cisterna, attraverso una pompa, viene distribuita nell'impianto a goccia. La cosa particolare è che abbiamo un pannello solare per far funzionare la pompa, perché nel mio orto, come probabilmente in molti dei vostri, non c'è energia elettrica. Quando distribuiamo acqua alle nostre piante possiamo scegliere il sistema di distribuzione, appunto. Noi in questo caso abbiamo scelto un impianto a goccia. Quali sono i vantaggi, Carlo? Con l'irrigazione goccia a goccia possiamo risparmiare anche tempo, ovviamente, ci permette di irrigare lunghe file semplicemente aprendo un rubinetto. Diciamo, la differenza da quello che avevamo prima a quello che abbiamo adesso è per l'appunto la pompa. Finora abbiamo dovuto irrigare con sempre un'irrigazione goccia a goccia, ma per caduta, avendo un dislivello molto basso, quindi molta poca pressione. Avevamo difficoltà a controllare la quantità di acqua, semplicemente perché il tempo che ci voleva per far arrivare l'acqua necessaria era molto lungo. In questo modo, avendo una maggiore pressione, possiamo limitare di molto i periodi di irrigazione e andare a misurare precisamente quanta acqua andremo a dare alle nostre piante. Ero affezionata alla vecchia cisterna, era un oggetto di riuso, l'avevo recuperata, ma dopo 10 anni ha cominciato a perdere acqua e quindi l'ho dovuta sostituire. Questa è un po' più piccola, è da 3000 litri, ma sono sempre più che sufficienti per il mio orto. La cisterna viene riempita attraverso un pozzo all'interno del quale c'è una pompa a immersione e la pompa è azionata da un pannello fotovoltaico. La prima cosa importantissima è la progettazione. Dovete sapere quanto è grande il vostro orto, quante aiuole volete irrigare, quali sono le distanze da percorrere. Con questi dati si può cominciare a costruire l'impianto e quindi sapere anche quali e quanti materiali ci servono. Noi questi dati li abbiamo presi nel nostro orto, ci siamo fatti tutte le misurazioni del caso e li abbiamo forniti all'azienda di Giulio, che ci ha realizzato il progetto. Una cosa importante è conoscere effettivamente le nostre esigenze, le esigenze del nostro orto, perché può succedere di andare ad acquistare materiali per un impianto e poi magari di fare qualcosa che o è sottopotenziato o addirittura sovrapotenziato. Facciamo qualcosa di troppo grande, di troppo potente, che ci costa troppi soldi e invece potevamo risparmiare. Quindi la cosa veramente interessante è avere qualcosa costruito su misura per la nostra esigenza, spendendo il minimo indispensabile. Avendo progettato il nostro sistema prima di andare a fare il lavoro, ci siamo ritrovati con gli strumenti precisi, abbiamo una pompa e un pannello solare collegati, sappiamo quanta acqua andremo a utilizzare e sappiamo quest'acqua per quanti metri lineari è sufficiente. In base al progetto abbiamo ordinato i tubi, quanti metri ci servono, tutti i rubinetti, le raccorderie, che sono parecchie come vedrete, e adesso andiamo a mettere tutto questo insieme. Partiamo dalla cisterna, che è ovviamente il fulcro, almeno l'inizio del nostro impianto di irrigazione. Qui abbiamo il tubo che dal pozzo arriva a riempire la nostra cisterna ed è collegato ad un altro pannello solare e, diciamo, è un'altra parte del sistema. Dalla cisterna parte un rubinetto che ci permette di aprire e chiudere l'acqua e quindi farla arrivare all'interno del nostro impianto. Qui abbiamo una divisione che ci permette di andare da una parte verso un rubinetto molto semplice con un attacco rapido. Qui possiamo attaccare quando vogliamo un tubo per irrigare,
oppure possiamo molto semplicemente utilizzarlo per riempire un secchio, lavarci le mani, qualunque cosa. Questo diciamo è il metodo veloce per ricevere acqua. Dall'altra parte invece parte tutto il sistema che porta fino alla pompa e poi fino ai tubi di irrigazione veri e propri. Abbiamo messo diversi rubinetti per poter isolare i diversi sistemi, infatti se dovessimo andare a lavorare per qualche motivo sulla pompa per spostarla o dover fare degli aggiustamenti, possiamo chiudere questo qua e poter comunque continuare ad aprire e ad avere acqua dal rubinetto questo manuale. Quando montate questi sistemi state attenti che non ci siano impedimenti, che non ci siano altri pezzi dell'impianto che vi disturbano le operazioni di apertura e chiusura. All'uscita della botte abbiamo un filtro per depurare dalle impurità che poi potrebbero andare a bloccare la pompa e da qua il tubo arriva fino alla pompa vera e propria. Ecco il cuore dell'impianto, questa è la pompa semplicemente collegata ad un regolatore di carica. Poi abbiamo il tubo di ingresso dell'acqua che arriva dalla cisterna e il tubo di uscita che va verso l'impianto di irrigazione. Ma manca ancora una cosa, adesso sistemiamo la batteria. Rosso con rosso e nero con nero. Questo è il pannello solare che abbiamo tra l'altro attaccato comodamente direttamente alla botte per adesso, poi vedremo altre soluzioni. Il pannello ricarica la batteria che alimenta la pompa. Per accendere la pompa è sufficiente pigiare un bottone. Nel momento in cui dovessero esserci problemi, non dovesse arrivare acqua, tipo se si chiude il rubinetto, la pompa si spenge automaticamente. Allo stesso tempo abbiamo all'interno, che parte da questo tubo, all'interno della botte abbiamo il galleggiante e quindi se dovesse finire l'acqua all'interno della botte la pompa si spenge anch'essa automaticamente. Quindi se non avete un collegamento all'energia elettrica, e in genere non conviene farlo perché poi si deve pagare l'utenza, ma avete necessità appunto di maggiore pressione di quella di caduta, questa soluzione è ottima perché è anche, diciamo, a buon prezzo. Questi materiali non costano tanto, poi naturalmente questo è relativo, vi lasciamo comunque i link e potete verificare voi stessi. Una cosa che mi piace è che con questo sistema si è completamente autonomi, ce lo possiamo gestire da noi, non dipendiamo da un fornitore, non utilizziamo petrolio e suoi derivati per produrre energia. La batteria può essere anche una batteria riciclata, quindi la si può prendere per esempio da una vecchia auto, da un vecchio camion, una batteria ancora in buone condizioni, si può utilizzare per questo. Ricordatevi ogni tanto di pulire i pannelli perché quando ci va parecchia polvere diventano meno efficienti. Quando si lavora con l'idraulica è sempre bene andare passo passo, quindi testare ogni parte, controllare se ci sono perdite via via che montiamo i vari impianti e una volta arrivati alla pompa controllare che effettivamente abbia la portata che deve essere. Ci possono essere dei problemi energetici, ci possono essere altri tipi di problemi, quindi è bene vedere che realmente i litri al minuto che dice di buttare li butti per davvero. Abbiamo misurato quanta acqua esce al minuto, 11 litri e mezzo. Su una pompa di 12, perfetto. Dalla cisterna fino a qui il tubo risulta interrato, quindi non rischiamo di incespicarci sopra. Invece qui lo vediamo emergere e qui faremo tutti i collegamenti per le aiuole. Questo è il tubo di portata. Una volta che arriviamo di fronte all'aiuola dobbiamo inserire un elemento a cui collegare un rubinetto a cui poi verrà collegato il tubo di irrigazione vero e proprio che andrà a fare l'innaffiatura. Il tubo portante parte da là, arriva fino alla fine del nostro orto. Di fronte ad ogni singola aiola partirà un rubinetto al quale verrà attaccato l'impianto a goccia. Adesso facciamo un test con un tubo, vediamo quanta acqua arriva accendendo la pompa. Vai Carlo! No! Non eravamo abituati a questa pressione qui al campo, abbiamo qualche problema di controllo della potenza. Oh, adesso possiamo annaffiare le cipolle veramente in tranquillità. Che bello! Qui abbiamo aggiunto un rubinetto aggiuntivo, questo serve per attaccarci un tubo e andare a fare delle irrigazioni col tubo direttamente, tipo in questo caso sulle cipolle. Accendiamo la pompa e in base alla pressione dell'acqua che arriva, che è modificata dal fatto che ci siano o meno altre linee aperte, andremo a giocare col rubinetto aprendolo e chiudendolo. Dobbiamo semplicemente stare attenti a non chiuderlo troppo, altrimenti la pompa, che ha un sistema di sicurezza, se va a sovrappressione si spenge. Questo è il nostro tubo portante, questa è l'aiuola. Noi al centro dell'aiuola andiamo a fare un taglio per inserire il nostro rubinetto. Vedi che c'è questo tessuto a terra? Questo è importante perché raccoglie le plastiche che vanno a cadere
di questi pezzettini cerchiamo di evitare di mandarli nella terra. In questi raccordi ricordatevi di mettere il teflon che aiuta la tenuta. Il rubinetto montatelo prima al raccordo, così non vi trovate come me a girare qua. Un pochino. Ricordatevi dell'accendino quando dovete montare un impianto di irrigazione. Quando acquistate il tubo lo comprate a metri e quindi poi dovete tagliarlo a misura per la vostra aiuola. Allora, per non sprecarlo questo tubo, il consiglio è di stenderlo direttamente e di fare il taglio proprio preciso come vi serve, altrimenti vi trovate o l'impianto troppo corto oppure sprecate del tubo. Abbiamo optato per un sistema di irrigazione con il circuito chiuso, ovvero una volta che l'acqua arriva supera il rubinetto, troverà un T come questa e si espanderà direttamente in entrambe le ali di impianto a goccia. Abbiamo optato per un'ala gocciolante autocompensante che ci permette di avere la pressione il più uniforme possibile, una distribuzione dell'acqua anch'essa uniforme. L'altra scelta poteva essere utilizzare una fettuccia o dei sistemi un po' differenti, più economici ma meno funzionali. Facciamo il test del gocciolamento. Ecco le goccioline! Funziona! E qui c'è un altro pezzo molto interessante che si può aggiungere all'impianto di irrigazione, ovvero la centralina, quella che vi permette di programmare orario e durata dell'irrigazione, in modo che non c'è nemmeno bisogno di venire ad accendere. Spero che il nostro impianto vi sia utile per progettare il vostro. Io ringrazio tantissimo Carlo e ringrazio ancora Di Giulio perché ci ha seguito veramente con attenzione. Quindi se avete bisogno di materiali per il vostro impianto vi consiglio di consultarlo perché potrebbe darvi veramente una mano a trovare l'impianto più adatto per voi. Ci meritiamo tutti un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie Carlo, grazie a tutti, ciao! Ciao. Che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore. Come...